Ok, prepariamo per l'escursione, mettiamo la videocamera un attimo qui perché non male di tirare fuori il bastoncino. Se non casca. Olè. Eccoci qua. Oggi è mercoledì 21 luglio 2021. Tutto con la botta, l'ho detto. 21. Sì, 21-21. Allora, mercoledì 21 luglio 2021 siamo ai Prati di Mezzo, Paride, Fernando e Simonetta. Se siamo versi Simona Mimosa per strada, nel senso che ha detto no, mi sono svegliata tardi e vabbè, sarà per la prossima volta. Che delusione, Mimo, lo senti? Mimo, cioè, senti che fresco che fa qua oggi. Andiamo sui monti della Meta, andiamo esattamente sulla Meta, che è la montagna più bella della zona delle Mainardi, forse dell'Abruzzo. La Meta è una delle montagne più belle e partiamo, detto, dai Prati di Mezzo, facciamo tutto il vallone della Meta, arriviamo al Passo dei Monaci e poi puntiamo la vetta della Meta sul sentiero, l'ultimo tratto che è una ripida salita. E niente, ci vediamo più avanti, a fra poco. Andiamo. Ma era accesa, sì, perché io avevamo chiacchierato 2 ore, ma se manca era accesa, ok, cominciamo a camminare, via. Sta a cercare il bastoncino in mano, pensa come sto. Donna te. Sì, certo, ok, siamo qui, guardate questo albero. Colpito da un fulmine, anzi questi due alberi, colpiti dai fulmini e sono crollati. O sono crollati per peso dalla neve, perché non vedo bruciare, di solito quando è colpito dal fulmine è bruciato, giusto? Prende fuoco, invece questi non soffre, non hanno preso a fuoco. Quindi credo più per il peso della neve, qui quando la neve la fa, eh. Ok, andiamo avanti, via. Ok, siamo usciti adesso dal bosco, come vedete. Qui finisce il bosco. Ed inizia il bellissimo vallone della Meta. Adesso noi camminiamo tutto dentro al canyon, così, sempre in mezzo alle montagne proprio. Sì, ma non credo ci sia più ormai. Vi racconto una barzelletta al volo. Stavamo in Africa, caccia grossa al leone. Allora vedo un leone con lui, fa dammi il fucile, quello col pallettone. E dal fucile punta al leone, boom, spara, fa caputtana cirecca. Quello fa, ma che cirecca, questo ci si magna. Siamo sempre nel vallone della Meta, stiamo risalendo il vallone e abbiamo davanti a noi la nostra meta, il monte La Meta, Meta Gendarme. Prima arriviamo al Passo dei Monaci, poi da lì ce ne andiamo sulla Meta. Ancora non abbiamo visto un camuscio, di solito qui girano sempre, altrimenti stava qui sopra, ricordi? Adesso oggi non c'è neanche. Ed ecco là, Paride che guida il gruppo. Il gruppetto, via. Questo è il posto, è il pezzo più bello del vallone della Meta, che è tutto roccioso. Siamo circondati dalle rocce, stupendo, eh. Guardate che spettacolo giù dentro la Valcomino. Credo che sia Valcomino, perché il mio camaio ci ha scritto benvenuti in Valcomino, quindi credo che sia quella. Se mi sbaglio, pistatemi, fatemi preparare. Sì, sì. Che si comincia a vedere benissimo, adesso siete la Meta, siete il sentiero che sale sulla Meta in diagonale così e poi va là. E siete anche il gendarme. Da queste parti c'è la torretta Paradiso, la devo cercare. Ok, siamo qui al, diciamo, chiamiamolo Valico del Tartaro, via, ma non è, per farvi capire dove siamo. Allora siamo, se noi prendiamo questo sentiero qui, questo poi va al Tartaro, Torretta Paradiso, insomma va a Barrea pure, sì, Barrea, bravo. Infatti qui lo dice pure, 6 ore e 50 a Barrea, vale lunga 3:10, figo, Valico Altare Tartaro, 2 ore e 10 infatti. Mazza, una cifra, pensavo fosse più vicino il Valico dell'Altare qui, oh. 2 ore e 10. 2 ore e 10. Che miseria. Beh, noi veniamo da qui sotto. Questo è il vallone della Meta, adesso prendiamo l'altro sentiero che, come dice il cartello, in 40 minuti siamo al Passo dei Monaci, ma secondo me ci vuole pure un po' di... E poi ce ne andiamo lassù, che è la Meta, che è la nostra Meta. Ok, attenta al leone, cirecca, eh. Sempre in salita verso il Passo dei Monaci. Dei Monaci Shaolin. Ora metto pure gli occhiali, che mi sto cercando. Qui c'è pure un segno rosso, forse non sentirlo che sale lì sopra? Boh, vedo un segno rosso, vabbè, noi invece no, continuiamo dentro questo vallone qua. Infatti vedi Paride che sta salì,
Il passo dei Monti si sta lì sopra, ormai l'abbiamo quasi raggiunto, penso 10-15 minuti e ci stiamo. Ok, siamo al Passo dei Monaci, eccolo qua. Questa è poi la cresta che fa Meduccia, Mare e va dall'altra parte, ho fatto l'altra volta. E qui siamo sotto la meta del gendarme, meta sinistra, gendarme alla destra. Adesso c'è il sentiero che sale, ci sono due persone che stanno a salire, stanno a metà pettata stanno. Guardate come metto di pietra gigantesca, la cuca ha fatto testa, c'è stato Augusto e c'è il vizio dei fagliometti di pietra, questa l'ha fatto lui, eh. Ha fatto Augusto. Cioè, questa ha fatto Augusto. Questa ha fatto Augusto. Qua hanno fatto, insomma, questo tutto a mano, che vengono ruspe qua qualcosa del genere. Un sasso alla volta, oh. Passa uno e c'è butta il sasso, passa uno e butta il sasso. Guarda che hanno combinato, dire, ce ne stanno due. Hanno ripulito. Se vuoi dire un sasso a uno, tranne che qui ci sta. Eccoci. Meta gendarme, andiamo su adesso. Stiamo a salire verso la meta. Siamo già a metà salita. Poi davanti a noi ci sono due runner, che te lo dico a fare, già stanno in vetta. Stanno 2 chilometri dietro di noi, stanno 2 chilometri davanti a noi. Guardate che spettacolo qua. Porca miseria, guardate. Cavallo e forcellone abbiamo fatto a torta, cavallo. Forcellone, l'ultimo giro che ho fatto qui ai Maniardi, ho fatto quei due. A torto invece ho fatto il giro di questa cresta qui, tutta sta cresta, le tre vette da 2000 metri. E oggi ce ne andiamo qui sopra invece. E guarda, l'ho preso a correre, ho preso, porca puttana, sta a correre, stavo. Guarda quanto sta già, oh. 30, guarda, 40 secondi fa stava vicino a noi e sta già 300 metri sopra noi. Porco giuda. Eccoci qua, siamo sotto la vetta della meta, e siamo fra la meta e il gendarme, che è questo qua. Bellissimo, guardate che spettacolo, ma guardate che spettacolo qua sotto, c'è ancora tante ghiazze. Quello appunto è il Monte Mare, vedi? Guarda che bello che è. Ok, come va? Perfetto, allora non esplode. Attenta non esplode. Oh, gendarme della meta, 2185 metri, eccoci qua io e Fabio. E lassù è la meta invece. Marco. Ho detto io? Fabio. Chissà perché. Paride. Esatto. Chissà perché non ci uscivo fuori Marco. A Biscuri è quella. Sì, esatto. Quella a Biscuri. Quello è... Ah, questo è il famoso Monte Miele? Sì, quello è il Monte Miele, quello è il Monte Pedroso. Sì, quello è lo Iamiccio. Quello è il Monte Iamiccio. Greco Chiarano. Monserrat Rocca Chiarano, quello è Passo Godi. Sì. E il Monte Marsicano. Esatto. Questo è il Tartaro. Sì. E questa è la meta, la nostra prossima meta è la meta. Oh, questa di qua, bella la tossarella comunque, tutto roccioso. E questa invece è la parte della zona del mare. Laggiù cavallo forcellone, vedo. Vabbè. Stiamo scendendo dal gendarme, guardate che roba, tiè. Io invece che i racchetti mi trovo meglio, perché mi toglie appoggi, trovo un sacco d'appoggi, trovo. Ok, il nostro sentiero continua qui, chiamo lo sentiero. Ragazzuoli, siamo sulla meta, vetta della meta, quanti metri sono, 2242 metri, la meta sulle Mainardi del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise. E c'era tipo un quarto d'ora, 20 minuti fa, stavamo lì, sul gendarme. Che spettacolo! Cioè, c'è un anno di ferro in abbondanza qua, c'è sta struttura di ferro, poi c'è sta croce di ferro. E poi c'è stata un'altra croce di ferro. Per fortuna che avevano finite. C'è più ferro che roccia qua. Ok, meta, la meta. Ok, inizia la discesa dalla meta, direzione Prati di Mezzo, dove sono le macchine. Ecco la meta, ci rivedremo presto, bella montagna. Ecco là, si vedono le due croci in più quella specie di cavalletto che c'è stato là in mezzo. Se riesci a capire che cavolo ci sta a fare, vabbè, va. Se vi manca una croce, se vi avanza una croce da qualche parte, portatela qua, tanto c'è spazio. Ok, guardate che spettacolo che sono le Mainardi qui, oh.
Questa è con la neve, secondo me, sì. Da paura. Sai che culo però. Vabbè, va, stanno a salire due persone. Ok, stiamo... C'è sta mimosa, mi ricordo, gli altri mi sono, perché dici sempre ok? Ma che cazzo ne so io accenno per... Va bene, accenno la videocamera e dico okay. Nuovo video. Stiamo scendendo dalla vetta della meta a 2200 e spicci. 42, bravo Paride. Bravissimo. Mi devo ricordare che mi ricordo, sai perché mi ricordo? Perché pensa a Ettore. Paride, Ettore, vabbè. E, ecco anche Simonetta. È una discesa abbastanza ripida, però va un po' a svolte, quindi non è dritta per dritta, capito? Quindi si scende e si sale benissimo, nonostante sia bella ripida. Ormai siamo quasi sotto, siamo, scendiamo qui, no, andiamo dove sta la neve, no, la neve no, ecco, dove stanno i due mucchietti, riscendiamo dentro la valle del vallone della Meta, laggiù, bosco, e ci andiamo al rifugio, che abbiamo visto un rifugietto, andiamo a vedere che rifugio, non so neanche il nome, lo scopriremo strada facendo. Siamo nel vallone della Meta in discesa. Comunque questo è uno dei palloni più belli che ho mai visto da quando frequento le montagne. Sì, è stupendo. È bello, sai, il sentiero è di sopra, vedete, cammina lì. Però il bello è proprio scende dentro il canale e cammina dentro il canale, è stupendo. Ma guarda che roba, poi nel forcellone. Guarda che canalone. Alle mie spalle c'è il gendarme della Meta. Si sta a nuvolare, ha fatto a tempo. Siamo nel canyon della Meta. Guardate che caruccio che è qua. Tutto roccioso. Il tempo intanto si è fatto tutto nero. E c'è sta una favola, come temperature. Come temperature si sta benissimo. L'acqua non la dovremmo prendere, anche perché ormai non ci manca tanto poi. Arriva la macchina, poi c'è un rifugio, male che va, tanto sicuramente, anche se fosse, quello è sicuramente chiuso, perché sono aperti i rifugi d'Italia, ma per carità, guarda qua, è bello. Ecco anche Simonetta, la sua è la Meta, vedete? E questo è il vallone della Meta. Ok, siamo a quota, ho detto ok, siamo a quota 1007 e ricomincia il bosco, la parte quella all'aperto, così la siamo fatta senza il sole. Guarda, stavo uscendo adesso e stiamo entrando nel bosco, ci siamo salvati, guarda che roba, il vallone della Meta, fino a 30 secondi qui era tutta ombra, sono entrato in questo vallone e sto era tutto nero, mo ma su è rimasto un po' nero e qui c'è il sole, però noi entriamo nel bosco e lo freghiamo e poi andiamo a rifugio. C'è un rifugietto qua sotto, andiamo a vedere che tipo di rifugio è. Sarà di un'altra cosa. Sarà di che ca... Allora, che tipo di rifugio è. Vabbè, ok, siamo nel bosco. Ok, siamo arrivati al rifugio, non mi dite il nome perché non lo so, perché la cartina ce l'ho, quindi è rifugio. Fidatevi. Eppure è bello. Naturalmente ci dovrebbe stare sempre un locale aperto, che in caso di pericolo, nebbia, pioggia, neve, quello che sia, ma qui è tutto sbarrato. Sai che bel tavolo nuovo questo, eh? Ah, mo ci fa una bella bevuta qui, fammi fare un attimo il giro intorno al coso, vedere se c'è stato un locale aperto. Ah, tutti i tavoli nuovi so, eh? Niente, questo è un rifugio che non c'ha, cosa dice, il locale aperto, sarà un rifugio custodito da qualcuno. Niente, l'unica entrata è questa qua ed è sbarrata. Vabbè, c'è pure la Simonetta, c'è la fontana con l'acqua, è fresca? Penso proprio di sì. Ok ragazzuoli, e questo è il rifugio, c'ha pure i pannelli sopra. Ok, escursione finita, siamo ai prati di mezzo che stanno qui a 100 metri, dietro c'è Paride e Sabotta,
dietro ancora c'è Simonetta che sta arrivando. Abbiamo fatto la meta e il gendarme della meta in 6 ore e 30 minuti, 36 minuti, ma più di un'ora siamo stati fermi fra vetta e rifugio, quindi vabbè dai, 6 ore e 36, 12 km, 250 metri, dislivello un po' so di, ma comunque sui 900 metri credo, sì, quindi niente, anche per oggi è andata e ci vediamo sabato sui Monti Lucretri, perché facciamo un'escursione facile facile vicino casa. Quindi a sto punto vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, abbassa Lazio.